Ciao ragazzi, bentornati alle mie lezioni, come va? Allora, voglio rispondere oggi a un commento, uno dei tanti che mi arrivano sotto i miei video, per fortuna, riguardo al mio sound ionio, come il mar Ionio, mi ha scritto sotto il video intitolato Il miglior basso in assoluto perché comincio, dove ho parlato dello Squier. Domanda: ma non usi neanche un amplificatore simulato nel computer quando dici che colleghi il basso diritto alla scheda audio? Allora, utilizzo questa domanda per rispondere poi anche a tutti gli altri amici che mi chiedono molto spesso questa cosa, ovvero come registro le mie lezioni, le mie cover. Che in realtà è poi diciamo come registro anche quando devo registrare le tracce proprio insomma tranne quando vado in studio tracce di canzoni per mia moglie eccetera eccetera. Allora, guarda, mi sono organizzato oggi, ho trovato un iPad, quindi ho due telecamere e vi faccio vedere che dal mio basso, vedete quella. Il telefono che mi riprende. L'ampli è lì, buono buono da una parte, zitto, non lo uso. Questo è il mio basso che ho ora in mano, jack, va dritto qui, ovvero al mio fedele accordatore. Qui accanto vedete questi effetti, sentite, vero? Sì, ma sono al momento staccati perché non li utilizzo. Come vedete, sono solo per i live, cioè il jack staccato, quindi il jack dell'uscita dell'accordatore fa un giretto strano qui in mezzo alla corrente, cosa che se mi vedono i fonici mi fucilano, torna qui sopra magicamente e mi entra in questa splendida Focusrite che è la scheda audio. Qui c'ho il microfono. Che è questo modello qui. Come vedete, quando parlo, volume 2 è dove c'è il canon del microfono. Niente trucchi. Da qui, poi, collegata tramite USB, vedete, c'ho questo affarino che si collega al Mac, che è questo. E ecco cosa utilizzo. Semplicemente Logic. Con due tracce senza alcun effetto, gli effetti sarebbero qui audio FX, può mettere reverberi, eccetera, eccetera. Insomma, poi questo chi è interessato lo faccio vedere. Io non utilizzo quasi mai niente, tranne quelle volte in cui magari utilizzo il fretless, so, mi serve un pochino di chorus, un po' più di reverbero, altrimenti questo è quello che io normalmente uso. Vi faccio sentire 3-4 bassi tutti insieme e mi allaccio poi al discorso che tanto del suono lo fa le nostre mani, il nostro tocco, il nostro feeling con lo strumento. Ecco, ovviamente questo basso rispetto a questo avrà un suo timbro diverso, come ognuno di noi ha una voce, non sono dislessico, ha una voce diversa da tutti gli altri, ci possono essere somiglianze, però ognuno ha il suo timbro, e così gli strumenti. Cosa dire? Questa è una normalissima scheda audio, io in realtà ora la utilizzo perché a mia moglie non serve, quindi mi ha lasciato questo, ho più canali a disposizione, quindi ci attacco le basi, ci attacco appunto la voce, eccetera. Ma ne ho una che avevo fatto vedere tempo fa, da 30 euro della Behringer, non cambia niente, cioè c'hanno due canali e il suono è identico. Se io collegassi l'amplificatore, qualche video un po' più indietro, è stato registrato anche con l'ampli, ma sia appunto quando registro qui che anche se vado in studio,
Almeno che non sia una cosa richiesta da produttori, arrangiatori, eccetera. Io non lo uso l'ampli perché voglio che nel banco mixer entri il suono più naturale del basso possibile. Quindi, se potessi, toglierei ogni cosa. Poi, eventualmente, dopo, post, sarà chi monta poi il brano, insomma, tecnici, eccetera, eccetera, a voler mettere poi un po' di effetto, un po' di equalizzazione, un po' di compressione. Ma a mio modo di vedere, a mio gusto, deve uscire il suono del basso. Per questo io non sono tanto amante, parte degli amplificatori proprio in generale, ma anche e soprattutto di alcune marche che snaturano un po' quello che è il suono. L'identità dello strumento, ecco. Quindi ho optato ultimamente per un TC Electronic che utilizzo molto raramente nei live. Utilizzo la testata dell'ampli come preamp per avere un minimo nei live di possibilità di regolazione a seconda di dove mi trovo. Basta, stop. Io sono un purista, quindi cavo. Nei live, ahimè, non posso usare il cavo perché mi devo muovere, quindi sistemino wireless e via. Ora vi suono qualcosa. Ah, e poi chiudo il discorso. Se io attaccassi ora l'ampli, a meno che non smanetto sui vari potenziometri dell'equalizzatore che ha lì, il suono che arriva. È più o meno identico, cioè non noto grosse differenze, per cui ne faccio volentieri a meno, ecco, diciamo così. Vi suono qualcosa in modo che potete rendervi conto anche che ogni basso ha un suo una sua identità, però poi sono io che gli do appunto il suono, tanto del suono sono io, ecco. Vado e poi ragazzi ci vediamo al prossimo video. Thank you.
Yeah.